Buongiorno cari colleghi, siamo qui questa mattina per l'appuntamento con Copernicus at Work. Sapete che questa attività di comunicazione interna, ovviamente in collaborazione con tutti i colleghi che si occupano di Copernicus, abbiamo organizzato questa iniziativa in cui saranno i colleghi stessi a spiegarvi sulle attività che svolgono usando il programma di monitoraggio europeo Copernicus. Oggi avremo ben 12 colleghi che poi saranno presentati direttamente da Nico Bonora e ci occuperemo di altre tematiche rispetto ovviamente al contro. Quindi parleremo di monitoraggio del suolo e pianificazione urbana e territoriale, affronteremo poi il tema delle emergenze ambientali, dei fenomeni franosi e del monitoraggio idromorfologico. Quindi io sarò molto breve, vi invito a seguire questo webinar prossimo che si terrà tra 2 giorni, il 15 maggio. Vi ricordo che manderemo come sempre il programma del prossimo incontro attraverso Unica e vi ricordo anche che sul sito Ispra per te, nella sezione Copernicus, potete trovare non solo il calendario degli eventi, ma anche tutti i materiali che ci stanno gentilmente mettendo a disposizione. Quindi è già presente il video della volta scorsa, le slide di Andrea Taramelli e via via metteremo tutti dei colleghi. Ora io mi taccio e passo la parola a Nico Bonora, augurandovi insomma una buona partecipazione e grazie. Grazie mille Chiara, buongiorno a tutti. Allora, questo come ha detto appunto, come ha anticipato Chiara, è il secondo appuntamento con il Quark. Nel primo webinar abbiamo dato un inquadramento generale del programma Copernicus e delle sue capacità di monitoraggio. Da oggi, nei prossimi seminari, cominceremo a guardare nel dettaglio quello che i colleghi già fanno utilizzando i prodotti e servizi erogati da. Si parte appunto con questo primo seminario centrato sullo Urban Planning, Environment, Disaster Monitoring and Disaster Management, che vedrà l'utilizzo particolare o di un insieme di prodotti erogati da diversi servizi per portare appunto per raggiungere quello che è diciamo di quelli che sono gli attrezzi già disponibili per dell'ambiente del territorio. Chiaramente Copernicus fornisce ulteriori strumenti che possono concorrere anche, diciamo, a quello che è lo sviluppo ordinario dell'attività dell'istituto. Ora mi taccio, lascio la parola ai colleghi che interverranno, che saranno in ordine Michele Munafò, Luca Guerrieri, Roberto Inghilesi e Stefano Mariani. Ho dimenticato qualcuno? No. Almeno non so se i Geo abbiano un doppio intervento, ma mi pare che parla solo Luca, giusto? Luca? No, ce lo dividiamo, lo fa prima Luca e poi io farò la parte frane di Alessandro e Carla. Ok, perfetto. Allora lascio la parola a Michele Munafò per applicazioni Copernicus Land a livello europeo e nazionale per il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo a supporto della pianificazione urbanistica e territoriale. Michele, 15 minuti, quando vuoi puoi partire, grazie. Buongiorno a tutti, spero vediate anche lo schermo. Buongiorno a tutte e tutti, grazie Nico, grazie Chiara per questa possibilità di presentare il nostro lavoro. Io qui parlerò di applicazioni specifiche nell'ambito del monitoraggio del territorio, facendo vedere degli esempi a livello europeo e nazionale, soprattutto per quanto riguarda poi le attività di supporto di questi strumenti ovviamente per il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo, che sono le attività più importanti in questo ambito che abbiamo seguito come gruppo di lavoro nell'ultimo periodo, e a supporto poi delle attività di altre amministrazioni che sono di livello nazionale, ma anche e soprattutto di livello regionale e locale. Il gruppo di lavoro che ha portato avanti e che porta avanti l'attività è molto ampio, un gruppo di lavoro sia interno all'istituto, ma anche e soprattutto esterno, coinvolge l'intero Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Ovviamente era impossibile mettere gli autori di questo lavoro nella prima immagine. Qui vedete una carrellata di tutte le persone che nell'ultimo anno hanno contribuito a questo lavoro. Il servizio
parlerò della componente cosiddetta LAND, LAND Monitoring, che tra le altre cose fornisce una serie di informazioni geografiche e territoriali su diversi ambiti, anche molto in intertematiche trasversali a diversi temi. Sicuramente l'ambito più importante è quello del monitoraggio, della copertura delle trasformazioni dell'uso del suolo, dello stato della vegetazione e quant'altro, che quindi in qualche modo riguardano un po' tutta l'analisi e l'evoluzione del territorio. A livello europeo sono diverse diciamo, le scale di riferimento con cui questa componente LAND lavora. Quella sicuramente più di interesse a livello nazionale e locale sono quella cosiddetta pan-European e quella locale. Anche quella globale fornisce dati e informazioni che però spesso hanno una risoluzione poco adeguata per rispondere a esigenze invece più localizzate. A livello di componente paneuropea sono diverse le informazioni e i servizi attualmente attivi. Quello più noto è sicuramente il Coril Land Cover, che in realtà è un progetto che parte prima di Copernicus, parte alla fine degli anni Ottanta con la produzione di una serie di informazioni utili a costruire un quadro europeo e nazionale completo sul tema dell'uso e della copertura del suolo, e ha fornito nel corso degli anni, continuando a produrre una serie di informazioni utili con continuità dal 90 fino all'ultimo aggiornamento del 2018. I dati sono adeguati per rappresentare il territorio a livello europeo, ma probabilmente, anzi sicuramente, non sono adeguati a supportare al meglio le attività di livello nazionale, subnazionale e locale. Anche per questo motivo, a partire da una decina di anni fa, sono state avviate una serie di attività, prima di ricerca e poi di messa in produzione di servizi a maggiore risoluzione, i cosiddetti strati ad alta risoluzione, che permettono di caratterizzare il territorio soprattutto dal punto di vista di alcune componenti specifiche. Qui vedete le più importanti: l'impermeabilizzazione del suolo, le aree forestali, il grassland, la parte delle acque, delle zone umide, e poi più recente, quello legato alle componenti legnose, quindi sempre legato alla componente arborea della copertura del suolo, ma di piccole strutture. Questi strati hanno permesso di caratterizzare locale. Per questo motivo alcuni ambiti di studio sono stati approfonditi e vengono approfonditi attraverso dei servizi specifici. Ad esempio, il dato del cosiddetto Atlante urbano permette di costruire di rappresentare l'evoluzione del territorio per le principali. Aggiunte nel 2012 tutte le realtà con più di 50.000 abitanti, ed è recente l'aggiornamento al 2018 che permette di avere un quadro evolutivo della situazione del territorio, con un dettaglio molto maggiore di quello previsto e fornito dal Coril Land Cover, un dettaglio assolutamente adeguato per gli strumenti e le attività di gestione del territorio a livello locale. In generale però si è riconosciuta nel corso degli anni la necessità di approfondire ulteriormente questa forma di rappresentazione del territorio, anche perché i dati hanno iniziato a essere delle basi fondamentali per tutte le attività di governo del territorio, e quindi recentemente si è deciso di mettere in atto un processo di revisione complessivo dei dati, dei prodotti e dei servizi della componente LAND di Copernicus, a partire da quello che era il Coril Land Cover, che evolverà
e che sta evolvendo in maniera significativa attraverso diversi servizi, diversi prodotti che sono in fase di produzione, con un dettaglio decisamente maggiore, una risoluzione che passa a 10 metri, quindi una minima unità rappresentata di 100 metri quadrati su base laser, e un prodotto anche vettoriale che vedete semplificato in alto a sinistra, che caratterizzerà l'intero territorio europeo dal punto di vista sia dell'uso del suolo, sia della sua copertura biofisica, associando anche una serie di parametri biofisici, e sia una processi, politiche e azioni a livello locale, nazionale ed europeo. Si pensi ad esempio a tutta la parte della gestione urbana, ma anche alla valutazione della PAC, all'adattamento ai cambiamenti climatici e così via. Questi strumenti saranno, questi prodotti saranno anche la base per una serie di prodotti di tipo più statistico, elaborati su una griglia omogenea a livello europeo. Per dare un'idea di che cosa vuol dire questo era il vecchio Corilla Encover tradizionale. Vedete in basso a destra come il nuovo prodotto cambierà radicalmente, significativamente il dettaglio geometrico, ma anche l'accuratezza generale di questi dati. A livello nazionale, il contributo dell'ISPRA e dell'intero Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente è molto significativo. Sono diversi anni che si sta lavorando, da un lato per la produzione, per la fornitura del contributo nazionale a prodotti europei, dall'altro per dettagliare maggiormente, ulteriormente, alcune di questi servizi per rispondere alle esigenze nazionali. E quindi per questo motivo che il sistema nazionale si è organizzato attraverso una specifica rete di referenti che coinvolge tutte le agenzie delle regioni e delle province autonome e che coinvolge di per la realizzazione di questi prodotti attraverso dati Copernicus, ma attraverso poi anche ulteriori dati e servizi prodotti a livello nazionale. E questo ovviamente si basa principalmente su immagini satellitari, ma non solo. Qui vedete un esempio dell'apertura delle Sentinelle 2. E questi prodotti permettono di caratterizzare meglio il territorio nazionale rispetto a determinati temi. Qui vedete alcuni esempi di confronto tra il dato nazionale e il dato invece dei Copernicus, degli strati Copernicus ad alta risoluzione. Tutto questo permette poi di derivare indicatori, statistiche e capire come il nostro territorio sta cambiando nel corso degli anni. Un tema sicuramente molto sentito a livello nazionale, ma non solo, anche a livello europeo e globale. Il tema delle fenomeno continua a crescere nel nostro paese. Quindi sono alcuni anni che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente produce dovuti alla crescita delle città, alle nuove infrastrutture e quant'altro. Qui vedete, spero, alcuni esempi in queste immagini che scorrono. Per darvi un'idea dell'entità di queste trasformazioni, stiamo parlando di più di 50 km quadrati di suolo agricolo e naturale che ogni anno sono artificializzati attraverso queste trasformazioni di origine antropica. Ovviamente il nostro contributo chi poi utilizza questi servizi, questi prodotti, non si ferma alla produzione di dati e cartografie, ma va oltre producendo indicatori e facendo una serie di approfondimenti e analisi che permettono di leggere, ad esempio, le dinamiche del territorio collegandole con
le varie rappresentazioni e le varie istituzioni che nel nostro paese rappresentano ovviamente delle diversità molto evidenti tra diversi contesti. Qui vedete un approfondimento sui principali poli urbani, sui principali centri urbani, dove si concentrano una serie di trasformazioni in maniera evidente, andati ad esempio dal tema della rendita fondiaria urbana, che oggi guida molto una serie di queste trasformazioni. E quindi queste analisi incrociate con quelle di altri soggetti con cui collaboriamo abitualmente, dall'Istat all'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda ad esempio tutti i valori del mercato immobiliare, all'AGEA per quanto riguarda tutta la parte agricola e così via, permettono di valutare le situazioni sul territorio e fornire degli strumenti di supporto per chi deve prendere le decisioni. Governo rispetto ad esempio a processi. Ovviamente questi sono anche strumenti che sono alla base per valutare l'impatto delle trasformazioni del territorio su una serie di matrici e di ambiti di interesse ambientale, ad esempio il tema dell'isola di calore urbano che va di pari passo con l'aumento delle superfici artificiali e che è possibile evidenziare bene attraverso un incrocio sempre di informazioni spaziali, nei colori tendenti al rosso, si evidenziano le zone a maggiore temperatura nel periodo estivo e in nero invece sono rappresentate le zone a copertura artificiale. È evidente come ci sia anche con dei valori medi di differenza di temperatura tra aree urbane e invece aree non urbane che vedete nella tabella a sinistra. In generale comunque le trasformazioni del territorio impattano su tutti quelli che sono i cosiddetti la capacità del territorio, del suolo di fornire servizi ecosistemici e quindi ad esempio di regolare i cicli ambientali, che siano il ciclo del carbonio, il ciclo delle acque, il ciclo dei nutrienti, di assicurare i servizi di produzione agricola, di biomassa legnosa e così via, con impatti significativi anche dal punto di vista economico che noi proviamo a stimare e a quantificare ogni anno. Questi sono molto richiesti anche per la costruzione di scenari. Scenari che a livello locale, regionale, nazionale, ma anche europeo e globale, sono necessari per valutare, ad esempio, la sostenibilità o meno di certe scelte che stiamo facendo e che dovremo fare nel futuro. Qui vedete Nico mi segnalava che mancavano pochi minuti alla fine della presentazione, quindi non entrerò nel merito. Però sicuramente alcuni obiettivi di livello globale, ad esempio quelli di sviluppo sostenibile, che incidono significativamente su questo, su come noi dovremmo gestire il territorio e le risorse ambientali, si dovranno confrontare con quello che è uno scenario evolutivo che invece va in tutt'altra direzione, come potete immaginare dando un'occhiata a questo grafico. In verde sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nelle linee arancione e rossa sono fondamentalmente il trend e l'evoluzione del trend, con in azzurro quello che potrebbe essere un trend migliorativo previsto da una serie di azioni in fase di discussione a livello centrale e locale. Gli scenari ovviamente sono realizzabili anche con riferimento ad ambiti territoriali locali. Qui vedete un esempio sul comune di Roma, dove è costruito uno scenario al 2030 che permette di valutare quale potrebbe essere l'impatto atteso delle scelte che gli strumenti di pianificazione attuali hanno in pancia, così per dire, insomma, all'interno delle scelte che nel corso degli anni passati sono state fatte dalle amministrazioni e che però si ripercuoteranno anche nel futuro in maniera significativa sul nostro territorio. Io chiuderei con l'ultima immagine, è questa. Tutti i dati, come veniva richiamato anche la scorsa volta di Copernicus, sono distribuiti in forma aperta, gratuita e libera, e così
viene fatto anche per tutti i dati del sistema nazionale nelle attività di monitoraggio del territorio. Quindi sono distribuite sia le cartografie, sia i dati aggregati, ed è stato sviluppato all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente anche un sistema di accesso più semplificato e più divulgativo ai principali dati, alle informazioni, agli indicatori che trovate qui in questa immagine e che potete trovare ovviamente sul sito sia ISPRA che quello del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che su molti siti delle ARPA e delle agenzie che collaborano a questo sistema. Io vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente rimango disponibile, non so se ci sarà la possibilità di fare domande, comunque rimango qui a disposizione. Grazie a tutti. Grazie Michele. Guarda, si è sentito un tantino a scatti. Chiedo di chiudere il microfono a chi ce l'ha attivo, grazie. E, si è sentito un po' a scatti, quindi per alcuni passaggi si sono persi, quindi ti chiederò gentilmente, visto che rimarrà agli atti la presentazione, se la possiamo rifare con un sistema diverso, un quarto d'ora ci pigliamo, se sei d'accordo, Michele, perché alcuni passaggi si sono persi. Certo, ovviamente sì, mi dispiace per la Ma è situazione. variabili indipendenti, non ti preoccupare. Grazie mille, Michele. Qui è stato chiarissimo, spero da fuori, comunque ci tenderei a riregistrarla. Comunque, grazie di nuovo. Ora passo direttamente la parola a Luca Guerrieri e Daniele Spizzichino, che appunto porteranno il contributo dell'ISPRA nella definizione e prossimi sviluppi del Ground Motion Service, che ricordo è un nuovo servizio di sviluppo presso Copernicus, della geologia operativa e l'utilizzo del dato satellitare per l'inventario dei fenomeni franosi in Italia. Prego Luca. Sì, grazie Nico, buongiorno, spero mi sentite, io sono in ufficio quindi spero di non avere problemi. Allora, la nostra presentazione si divide in due parti, appunto come dicevi. Io fondamentalmente, tanto attivo lo schermo. Mentre la seconda parte sarà più dedicata ad alcune applicazioni. Dell'interferometria satellitare ai fenomeni franosi e la farà Daniele Spizzichino. Allora, chiaramente presento io, ma è un lavoro di un gruppo, insomma, siamo, come vedete, i colleghi Comerci, Ferrigno, Leoni, Porfido e Pizzichino hanno tutti collaborato con me per il coordinamento del tavolo geologia operativa, che è un tavolo che è stato istituito già nel 2016 e che fin dall'inizio è stato riconosciuto come una comunità utenti di riferimento per un servizio di promotion nazionale e poi anche per quello europeo. Allora, due parole inizialmente sulla tecnica, parliamo di interferometria radar satellitare, quindi concretamente diciamo una tecnica per la misura degli spostamenti superficiali del terreno attraverso le immagini radar. Quello che andiamo a fare quindi è misurare spostamenti millimetrici di terreno e strutture attraverso quindi la misura del tempo intercorso tra il segnale e la sua ricezione su dei riflettenti che sono i cosiddetti permanent scatter, e quindi andiamo a definire delle serie temporali nel tempo che permettono di capire quindi come evolve un punto, come si sposta, e quindi chiaramente mettendoli su mappa, chiaramente lungo la linea di vista, cioè il punto tra collegamento tra il satellite e il riflettente, e quello è lo spostamento che andiamo a misurare, e poi chiaramente possiamo ricavare e monitorare situazioni di movimenti del terreno millimetriche nel tempo. Le applicazioni sono notevoli, ovviamente. Abbiamo le fenomeni franosi e subsidenza, sono quelle più geologiche e tettoniche. L'attività vulcanica anche può essere monitorata molto bene, ma anche le strutture, gli edifici, la stabilità degli edifici. Le grandi opere come il monitoraggio delle dighe, anche beni culturali e quindi che sono direttamente esposti a minacciati da qualche fenomeno di stabilità. Quali sono le missioni che andiamo a prendere? Innanzitutto, chiaramente parliamo di radar, quindi utilizziamo le sentinelle, la prima, Sentinel 1 e Sentinel B, che sono state lanciate tra il 2014 e il 2016. Siamo in banda C. E hanno i tempi di revisita dai 12 giorni, che però chiaramente poi accoppiandole possiamo arrivare fino a 6 giorni. Tra
tutti questi dati dei Sentinel sono scaricabili su vari hub, quello che vedete è quello dell'ESA, ma chiaramente utilizziamo anche un fiore all'occhiello italiano che è Cosmo SkyMed, che è una contributing mission che, essendo fatta di 4 satelliti, consente di avere anche una serie di valori aggiunti in termini sia di risoluzione sia di possibilità di concentrare il monitoraggio su aree specifiche laddove è necessario un monitoraggio più veloce, per esempio perché c'è un fenomeno in atto che merita dei tempi di rivisita più frequenti, anche fino a un giorno, se anche più volte al giorno. Chiaramente a livello nazionale l'Italia è stata tra i primi paesi che aveva già iniziato a creare dei servizi di interferometria, in particolare il piano stagionale di allenamento prevedeva quindi a scala nazionale, prima che fossero le sentinelle, quindi basandola sui dati ERS e dati Envisat, una copertura nazionale. Era però un dato statico, che quindi non era vero e proprio servizio che veniva periodicamente aggiornato, ma solo spot, diciamo. E poi con l'avvento di Cosmo SkyMed sono stati fatti anche dei servizi specifici che utilizzano il dato Cosmo, però ecco, diciamo, ancora mancava il contributo delle sentinelle, che quando è arrivato dal 2014-2016 abbiamo già dei servizi che sono stati proposti a livello scientifico. Questo è il contributo del CNR IREA, che attraverso una SBAS a livello nazionale fornisce dei primi esempi. Qui potete vedere, ad esempio, qui tra il 2015 e il 2018 una sostanziale stabilità, tranne, come vedete, la zona colpita dal terremoto del centro Italia, dove si distingue chiaramente una zona in sollevamento e una zona in abbassamento. Alcune regioni sono state molto veloci nel anticipare il servizio nazionale e hanno già operativi dei servizi basati sulla tecnica GPS regionali. Prima di tutto la Toscana, ma anche il Veneto e la Valle d'Aosta adesso hanno un loro servizio operativo che serve più che altro ad attivare un'allerta, perché potrebbe esserci un fenomeno in atto che magari non riusciamo a osservare con l'occhio umano, però che invece è in atto. Magari in molti casi è un falso allarme, però ecco, serve per attivare un sopralluogo che consente di confermare o smentire che c'è in realtà un processo che potrebbe evolvere in maniera parossistica. Ecco, quello che ci siamo occupati in particolare con il tavolo di geologia operativa è stato questo, cioè la definizione delle caratteristiche che dovrà avere un servizio di ground motion, quindi di movimento del terreno a scala nazionale. Questo è uno degli 8 servizi dentro il programma del Mirror Copernicus nel piano della Space Economy. E il percorso è stato quello di definire tutte le caratteristiche di questo servizio a partire dai dati, dalle caratteristiche dei servizi e anche di necessità di servizi a valore aggiunto che possono essere in qualche modo customizzati, personalizzati in base alle esigenze proprio della comunità degli utenti. Quindi questo era il percorso, vado veloce così diamo spazio anche agli altri, e in particolare per il ground motion a livello nazionale sono state identificate diverse comunità di utenti di riferimento. Il primo che vedete appunto è il tavolo servizio geologia operativa, che è il nostro, di cui parlerò poi nel dettaglio, che chiaramente è coordinato da ISPRA, quindi si inquadra anche nell'ambito dell'SNPA, però con una specifica collaborazione delle regioni e delle province autonome, che magari non stanno nel sistema, però comunque hanno all'interno delle competenze specifiche per cui sono interessate al monitoraggio delle deformazioni del terreno. Ma non siamo solo noi, ovviamente, c'è anche il Sistema Nazionale di Protezione Civile, che è ovviamente interessato per l'attivazione soprattutto di scenari emergenziali, il tavolo delle infrastrutture, il tavolo del MIBAC, adesso non so se ne ho dimenticato qualcuno, però ecco, fondamentalmente sono queste le diverse comunità che hanno fornito i requisiti utente. Questo tavolo è nato, dicevo, nel 2016, istituito dall'allora presidente dell'ISPRA Bernardinis, fortemente voluto da lui, ma fortemente anche accolto dalle regioni che in maniera entusiasta hanno risposto. E poi con l'istituzione della Rete Italiana dei Servizi Geologici è diventato uno degli 11 tavoli tematici all'interno della rete, e questo ha permesso quindi di fare una sorta di sistema tra ISPRA e le regioni, in particolare tra le strutture tecniche che si occupano di geologia,
e le regioni interessate hanno designato un esperto. Abbiamo 26 esperti da 13 regioni, purtroppo non abbiamo ancora una copertura nazionale, però ecco, comunque si riesce a fare insomma, una sistematica attraverso riunioni e un lavoro congiunto, si riesce a rappresentare abbastanza bene quello che sono le esigenze degli utenti su GrowMotion. Oggi parliamo solo di questo, chiaramente. In particolare, appunto, dicevo, siamo partiti dal 2016, abbiamo fatto diverse riunioni, diversi questionari con cui abbiamo collezionato il fabbisogno dell'utenza e abbiamo definito i cosiddetti user requirement. Cosa è uscito fuori? È uscito fuori che le regioni ovviamente sono interessate soprattutto al monitoraggio dei fenomeni franosi, al monitoraggio della subsidenza, ma anche ad alte dinamiche geologiche, la tettonica, il vulcanismo, la dinamica glaciale, chiaramente per le regioni che hanno i ghiacciai, i sinkhole, insomma fenomeni anche parossistici, oppure anche diciamo, attività umane che possono dare deformazioni, come il stoccaggio di gas, l'applicazione dei campi petroliferi geotermici, e in alcuni casi esigenze anche specifiche, cioè di monitorare l'ambiente urbano, oppure le infrastrutture lineari, beni culturali, grandi opere, quindi l'esigenza di concentrare il monitoraggio in zone specifiche dove chiaramente è particolarmente delicata la questione cioè eventuali, diciamo, piccoli spostamenti del terreno potrebbero compromettere la funzionalità dell'ambiente che andiamo a monitorare. I dati di input ovviamente non è che ci si poteva inventare molto, sono presenti nel Cosmo, anche se è stata chiarita l'importanza di poter utilizzare anche i dati di altri contributing mission o delle sentinelle precedenti, delle missioni satellitari precedenti. Chiaramente l'importanza di poter utilizzare un reference point, quali dati GPS, corner reflectors, eccetera, quindi per poter avere anche una calibrazione del dato monitorato da satellite, e questo ha permesso di definire quattro diversi scenari che vedete. Chiaramente non c'è tempo di andare nel dettaglio, però giusto per capire: è un monitoraggio ordinario su area vasta, quindi a scala nazionale su tutto il territorio, uno più specifico a migliore risoluzione, miglior frequenza su siti di attenzione, uno da attivare in caso se c'è un allerta specifico, chiaramente più per finalità di protezione civile, e un altro invece in cui si stressa, diciamo, il dato satellitare alla massima potenza, in particolare il dato Cosmo, per vedere fino a dove si può arrivare, ma questo più che altro a utilizzi più di tipo scientifico e su aree molto localizzate. I prodotti indicati dal tavolo delle regioni sono di tre livelli: il livello 1 tabelle di spostamenti, il livello 2 mappe di velocità, il livello 3 mappe di velocità calibrate dalle reti geodetiche fondamentalmente. È stata messa in evidenza l'importanza anche di IDS, cioè di distributed scatterers, che è molto importante soprattutto nelle zone con meno riflettori, e poi l'importanza di definire delle soglie oltre il quale attivare un'attenzione appunto per lo scenario di allerta. Dal confronto con le altre comunità, in particolare quella della protezione civile, con cui è stata avviata un'interlocuzione molto lunga ma molto proficua, è stato possibile poi fare un merge di tutti i requisiti e tirare fuori quello che poi sarà ciò che andrà a bando, che sono servizi in real time di primo e secondo livello, in cui praticamente è chiaro il livello 2 non è altro che figlio del livello 1, ma in questo caso sono nel primo livello 1 mappe di velocità, anche qui il livello 2 mappe calibrate, e i servizi nel tempo differito, che sono forse quelli di più interesse per un monitoraggio ad area vasta di interesse per le regioni soprattutto. Anche qui monitoraggio GrowMotion a media risoluzione, e poi specifiche anche su altri pericolosità, quelle di rischio sismico, rischio vulcanico, eccetera. Quindi il valore aggiunto sono aggiornamento continuo rispetto a magari ai servizi già esistenti, che avevano invece delle informazioni spot, la possibilità di attivare un servizio on demand laddove è veramente necessario, la necessità di integrare con dati recenti ma anche storici, la validazione con reti a terra, il supporto all'interpretazione che abbiamo grazie anche alla conoscenza del territorio che abbiamo con le banche dati del Servizio Geologico Nazionale e anche quelle regionali, e la possibilità di sviluppare servizi a valore aggiunto e così da lavorare su quello che veramente sono le esigenze concrete. Ho pochi minuti, quindi volevo parlare un attimo anche del servizio di GrowMotion europeo, che è l'altro servizio che su cui stiamo dando una mano. E praticamente questa è una slide che fa vedere lo stato di avanzamento dei servizi nazionali in termini di GrowMotion. Come vedete, soltanto la Norvegia e la Germania hanno un servizio operativo,
altri come l'Italia è, appunto abbiamo visto, è in corso di realizzazione, e poche altre invece altre stanno un po' più indietro, quindi non c'è ancora una chiara dimensione paneuropea. E quindi questo è stato l'obiettivo dell'European Ground Motion Service, che sarà uno dei servizi anch'esso dentro il downstream service del land monitoring, e quindi sarà incaricato dall'Agenzia Europea di realizzarlo, proprio perché l'Agenzia Europea è l'entrance identity per il land monitoring. È iniziato nel 2016 con una task force in cui ha partecipato anche ISPRA, per definire attraverso un gruppo di esperti le basi per questo European Ground Motion Service, e quindi potete vedere quali sono, esiste un documento, un white paper che definisce nel dettaglio quali devono essere le loro caratteristiche. Questo è il Gantt che fa vedere lo stato d'avanzamento, attualmente siamo insomma abbastanza ottimisti che sarà concluso e messo in validazione per la fine dell'anno prossimo. Vediamo anche che ci sono alcune caratteristiche principali dei prodotti, che saranno qui un livello 2A, 2B e livello 3, e vabbè, su questo diciamo cerco di andare veloce. Volevo solo far notare, ecco, il fatto che siamo stati presenti come ISPRA nella task force attraverso il collega Valerio Comerci. La partecipazione del tavolo ai lavori con l'Agenzia Europea, abbiamo avuto un incontro congiunto con i colleghi che dentro l'Agenzia stanno portando avanti questo servizio, e quindi in qualche modo anche loro hanno raccolto le nostre esigenze, i nostri interessi e anche il nostro contributo, per esempio sul dato, sulla disponibilità delle regioni a fornire il dato in sito. Infine, cosa diciamo attuale, siamo presenti come ISPRA dentro il Ground Motion Advisory Board, quindi anche qui cerchiamo di rappresentare le esigenze degli utenti e rappresentiamo l'Italia insieme all'Università di Firenze. Un'ultima slide sull'FPCUP, che è un programma che già conoscete tutti quanti, penso comunque sul Copernicus User Uptake. Nello specifico abbiamo già due azioni finanziate per il 2019-2020 che riguardano il Ground Motion e un'altra in costruzione per il 2021. Applicazioni, velocemente, una prima applicazione abbiamo detto è sulla tettonica. Sono quasi più interferogrammi, quindi non è tanti PS quanto interferogrammi, che fanno vedere il campo di deformazione su una cosismica, cioè prima e dopo il terremoto, far vedere come il terreno nella zona colpita dal terremoto si è spostato, le zone dove si sono avuti abbassamenti e sollevamenti proprio dovuti all'evento stesso. Qui è il primo caso di interferogramma classico del terremoto di Landers di Massonene del 93. Questo è uno studio che abbiamo fatto sul terremoto dell'Aquila, in cui abbiamo confrontato i dati interferometrici con le osservazioni in sito. Altri studi più recenti sul terremoto dell'Etna, anche qui dati interferogrammi confrontati con i dati poi rilevati in sito. E uno ancora più recente, pochi mesi fa, nel novembre, in Albania, anche qui con dei lavori che sono in preparazione. Infine, mi piace sottolineare attraverso questi esempi, che derivano dal progetto Pangeo, il confronto che il dato PS con le conoscenze geologiche che noi abbiamo nel territorio, e vediamo una perfetta corrispondenza. È il caso di Roma, vedete che la zona in sollevamento coincide grosso modo con la valle del Tevere, questi puntini rossi, che sono proprio le zone maggiormente compressibili per ovvi motivi, trattandosi delle zone più recenti. Stesso discorso per la caldera del lago di Albano, del vulcano laziale, dove si vede un sollevamento, che è un po' il respiro della caldera di oggi, diciamo. L'aeroporto di Fiumicino, che come vedete in questa sezione è proprio la zona dell'aeroporto, è in abbassamento costante ed è legato alla presenza di torbe nel sottosuolo, quindi terreni compressibili. E questo è l'ultimo caso di Palermo, dove una frana è stata chiaramente identificata soltanto dal monitoraggio satellitare, mentre non era nota, e attraverso il progetto Pangeo è stato possibile segnalarlo alle autorità competenti, che quindi diciamo adesso è oggetto di attenzione. Mi taccio qui, spero di essere stato nei tempi, e darei direttamente la parola a Daniele Spizzichino per la seconda parte sui fenomeni franosi. Grazie. Grazie Luca. Devi interrompere la condivisione. Io.
Allora, eccoci qua. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Faccio una premessa sperando che si senta bene. Saluto tutti virtualmente, cioè vi abbraccio virtualmente, sento la mancanza del rapporto con i colleghi, quindi innanzitutto un saluto a tutti quanti quelli che sono collegati. Farò un intervento che inizialmente doveva fare Alessandro Trigile e Carli Ingegneria Danza, che condividiamo appunto insieme perché loro sono attualmente molto impegnati nel lancio della nuova piattaforma IFFI, quindi ho accettato volentieri di condividere alcune attività che abbiamo fatto insieme negli ultimi anni. Partiamo direttamente con il database dell'inventario dei fenomeni franosi, che molti già conoscono, è uno dei prodotti nazionali del Dipartimento del Servizio Geologico e sostanzialmente è un inventario che censisce più di 620.000 frane, è realizzato appunto dall'ISP e dalla regione e delle province autonome, ha al proprio interno tutta una serie di indicatori che vengono ogni anno pubblicati nell'annuario su tipologia, distribuzione dei fenomeni di stress in Italia. Dopo la introduzione di Luca, diciamo che l'obiettivo di questa presentazione è quella di mettere un po' in luce quelli che sono i limiti e i campi di applicabilità, sia in positivo che in negativo, della tecnica, in particolare sui fenomeni di dissesto, e anche attraverso alcuni casi di studio in cui vi farò vedere come siamo riusciti un po' a superare certi problemi o come questi vanno comunque tenuti in conto per quanto riguarda le analisi e le interpretazioni finali. Come ha detto giustamente Luca, è una tecnica, quella del monitoraggio satellitare con immagini radar, che fornisce la misura di spostamenti con precisione millimetrica su ampie aree estese e per lunghi intervalli di tempo, se non altro quelli che coprono la missione satellitare, quindi dal lancio fino alla sua operatività. In generale, la prima limitazione, non solo diciamo restringibile ai fenomeni di stress, è che questa tecnica funziona molto bene per le deformazioni, gli spostamenti lenti o estremamente lenti. Naturalmente le analisi dipendono molto dalla banda in cui opera il satellite, quindi dalla sua lunghezza d'onda e dal tempo di rivisita. Però, diciamo, in linea di massima, per quanto riguarda le frane, i movimenti estremamente lenti sono ben individuati. Non a caso, questa è una pubblicazione molto recente in cui il database IFFI è stato utilizzato per calibrare uno di quei servizi regionali che vi faceva vedere Luca della Val d'Aosta, in cui si sono evidenziate dei limiti di applicabilità della tecnica in funzione per esempio della bassa riflettività radar. Faceva riferimento Luca agli scatteratori, cioè ai riflettori di cui abbiamo bisogno per implementare la tecnica, per cui in ambienti antropici funziona molto bene, antropizzati, negli ambienti naturali un po' meno per via della vegetazione, per la neve, si ovvia con altri processamenti, vedremo un po' più avanti, per cui sostanzialmente per i fenomeni rapidi e in contesti naturali abbiamo delle limitazioni dovute anche diciamo alla deformazione prospettica che il radar lungo la vista ha nelle sue orbite. Considerate che i satelliti hanno delle orbite polari, quindi vanno da sud-nord in orbita ascendente, poi da polo nord a polo sud in orbita discendente e visualizzano sostanzialmente le scene avendo però dei fenomeni di ombra radar, viene detta, in funzione dell'orografia, della pendenza, dell'inclinazione dei versanti, eccetera. Infatti questo studio non fa altro che portare in conto questi problemi, facendo vedere che in una regione come la Valle d'Aosta, la cui orografia, la cui esposizione e pendenza è particolarmente accidentata, si hanno dei problemi di risoluzione della tecnica. Prima di passare un po' ai casi di studio, volevo fare un accenno a un caso zero, un paziente zero, nel senso che prima di arrivare in ISPRA mi è capitato, ho avuto la fortuna di collaborare in un progetto del 2002-2005, si chiamava Interfrase, ed era un progetto che si occupava di verificare, proprio come fa adesso il programma Copernico, cioè integrando i dati satellitari con la componente in situ, la possibile deformazione di un centro del patrimonio mondiale come Machu Picchu. In questo progetto tra i partner c'era l'allora Politecnico di Milano, lo spin-off che brevettò qualche anno prima proprio la tecnica di processamento delle immagini radar, c'era il CNR, c'era l'Università di Firenze, quindi diciamo quelli che oggi
sono un po' il fiore all'occhiello delle tecniche di utilizzo di questi satelliti. Immaginate che per fare analisi consistenti servono almeno 30 immagini radar, allora potevamo contare su circa 17 immagini, non c'era ancora appunto il programma Copernicus, avevamo le immagini RadarSat, Envisat e Hertz, questo così, giusto per una nota. E, caso di studio 1, frane lente e fenomeni di dissesto sul patrimonio, quindi arriviamo al 2011-2013 con il dottor Trigilla e con l'ingegneria Tanza, approfittiamo della collaborazione di un protocollo con l'Istituto Centrale di Restauro per fare sostanzialmente un test sulla i limiti e l'applicabilità di queste metodologie. Sostanzialmente, come vedete nell'immagine, si tratta di fare una sorta di analisi di rischio, perché abbiamo definito la nostra popolazione di elementi esposti, che è quella dei beni distribuiti sul territorio nazionale, ma potrebbe essere anche un altro tipo di elemento esposto, potrebbero essere infrastrutture o altro tipo, vedremo poi avanti che si può fare. E, abbiamo a disposizione il nostro database IFFI, che è l'elemento di pericolosità, e dalla loro intersezione analisi spaziale possiamo andare a definire tutta una serie di scenari utilizzando quello che era appunto l'antesignano del piano straordinario di telerilevamento, anche qua collaborando con il Telerilevamento Europa, che è adesso Altamira, una società di processamento. Cosa abbiamo visto sostanzialmente? Che a parte la tecnica che vi ha fatto chiaramente illustrato Luca, abbiamo fatto due tipi di analisi, una su area vasta, quindi su un numero molto elevato di beni, selezionando quelli che ricadevano all'interno di un'area in cui era presente un fenomeno franoso attivo, e l'abbiamo fatto su una provincia, la provincia di Macerata, e poi abbiamo fatto un'analisi sul singolo bene con uno studio di dettaglio un po' più specifico. La maggior parte di questi lavori naturalmente li trovate pubblicati. Quindi sostanzialmente la tecnica qual è stata? Abbiamo preso la popolazione di beni distribuiti sul territorio, li abbiamo inizialmente suddivisi tra quelli che ricadevano in pianura e quelli in territorio montano collinare. Su quelli appunto che ricadevano nel montano collinare abbiamo fatto poi due sottogruppi, uno che evidenziava il bene all'interno o entro una distanza abbastanza piccola da una frana censita da IFFI, e un altro invece al di fuori di questa frana. Quindi sostanzialmente nella categoria dei beni che ricadevano all'interno di una frana abbiamo visto se c'erano movimenti attivi del terreno, quindi sostanzialmente laddove c'era una concomitanza di questi fenomeni, cioè presenza di frana, movimento del territorio e presenza di bene, avevamo evidenziato un numero di beni con priorità da andare a controllare. Quindi sostanzialmente per la provincia di Macerata, che aveva più di 1300 beni, 36 di questi risultavano in presenza di un fenomeno di dissesto attivo, e quindi diciamo è uno strumento con cui andare a prioritizzare quella che è la manutenzione preventiva e le priorità. Per quanto riguarda poi il caso di studio di dettaglio, per esempio vi faccio vedere qua un pilota per la chiesa di Santa Maria Assunta a Gorgoglione, in cui l'analisi produceva una velocità media di 15 mm anno con un cumulato di 12 cm, e con la calibrazione a terra abbiamo visto che c'era un fenomeno attivo che interessava questa chiesa. Ci siamo poi mossi nel 2015-2018 attraverso un progetto europeo in cui abbiamo sostanzialmente riapplicato questa tecnica però a scala europea, cioè quindi abbiamo preso come popolazione i poligoni di siti del patrimonio europeo UNESCO e li siamo andati a intersecare con la cartografia tematica della pericolosità sismica, della suscettibilità da frana, la pericolosità vulcanica. Sostanzialmente nel 2015-2018, in quel periodo, vedete l'ultima mappa, fa vedere quanti erano sostanzialmente i dati disponibili di interpretazione e interferometrica satellitare, e vedete appunto, a parte l'Italia, che aveva il piano straordinario di rilevamento, in Europa c'era poco. Considerate che la settimana scorsa sono stati nella sessione di ECU, che è l'European Geoscience Union, un convegno europeo enorme che c'è stato online la settimana scorsa, sono stati invece presentati dei dati su analisi a scala europea, quindi se si potesse riaggiornare sostanzialmente il progetto sarebbe uno scenario cambiato notevolmente anche nel giro di pochissimo tempo. Il sito è ancora attivo, quindi
chiunque di voi avesse curiosità sui siti e sulle informazioni contenute ci può ancora andare. Nel 2015-2017 siamo stati contattati per un lavoro molto specifico sui fenomeni di dissesto che avvenivano sui fronti non scavati dell'area archeologica di Pompei. Qua sostanzialmente abbiamo catalogato tutti i fenomeni presenti e avvenuti di crolli, abbiamo riprocessato i dati in un periodo molto lungo utilizzando appunto la missione satellitare Cosmos SkyMed, che è ad alta risoluzione, e siamo andati poi di fatto a verificare le anomalie punto per punto, andando a supportare poi la sovrintendenza attraverso le procedure di controllo. Questo è un esempio in cui un restauro in un'area che era la Casa dei Vezzi, c'era stato un cedimento della copertura chiaramente evidenziato dallo spostamento e verificato in sito con il cedimento della puntellatura di una... ripeterò più volte che questa tecnica funziona molto bene se poi si ha una forte correlazione e correzione dei dati e correlazione a terra, quindi bisogna andare a verificare poi le anomalie con dei sopralluoghi su quello che poi viene evidenziato. Questa cosa è piaciuta così tanto che il Parco Archeologico del Colosseo ci ha chiamato nel 2018 e siamo adesso in azione per supportarli per l'interpretazione dei fenomeni appunto di dissesto nell'area del Parco Archeologico, anche in vista delle interazioni con gli scavi della Metro C. Considerate che da giugno a settembre-ottobre dello scorso anno la DBM, le due canne della Metro C, sono passate appunto a fianco al Colosseo e sotto via dei Fori Imperiali, quindi è un grande laboratorio per poter calibrare i dati, perché c'è sia il monitoraggio a terra di Metro C che l'analisi e il processamento dei dati satellitari. Stiamo lavorando 2018-2021 in un progetto che si chiama Euforgeo. Due cose importanti di questo progetto: è un progetto di fatto finanziato all'interno del programma Erasmus, quindi un progetto di formazione, è iniziato da due anni e noi stiamo adesso cominciando la fase. Oggi pomeriggio abbiamo tra l'altro il kick-off della task che ci vede partecipi. Ci sono molti partner, molti dei quali sono membri della Copernicus Academy. Il primo, diciamo, risultato importante e fondamentale che volevo sottolineare oggi della attività è che c'è dalle analisi effettuate un primo mismatching importantissimo, cioè c'è tantissima domanda per quanto riguarda l'interpretazione, l'utilizzo e il processamento di analisi e dati e servizi satellitari, e c'è pochissima offerta. Quindi sostanzialmente ci sono due ordini di grandezza e differenza tra quello che è richiesto oggi dal mercato europeo e mondiale e quello che offre oggi la formazione universitaria e accademica. Quindi una visione strategica futura su come investire in formazione. Noi ci occupiamo nel progetto, tra l'altro, di un caso di studio specifico, che è quello dei Campi Flegrei, nell'area del Parco Archeologico di Baia, dove stiamo facendo processamenti. Cosa importante di questo caso di studio, che come quello che farò vedere dopo, l'ultimo che farò vedere dopo, lo stiamo sviluppando in-house, nel senso che stiamo cercando di implementare un piccolo laboratorio in cui scarichiamo le immagini, processiamo i dati e andiamo poi a fare l'interpretazione e la verifica in sito, quindi coprendo una grossa parte della catena del valore dei dati. Naturalmente poi c'è sempre, come dico, la calibrazione. Queste sono le terme di Baia, dove tutta una serie di fratture e fenomeni di dissesto andranno poi verificati rispetto alle anomalie verificate. Sempre in house, questa è una cosa recentissima, abbiamo presentato la settimana scorsa ad EGU, è sempre un'applicazione in un parco archeologico in Umbria, al parco di Carsule, in cui anche qui, grazie alla buona volontà di un bravissimo tirocinante e con il supporto di tutta l'area, abbiamo scaricato, processato e interpretato i dati di Sentinel, quindi del programma Sentinel, e siamo andati poi a verificare tutte quante queste anomalie, andando a supportare la sovrintendenza proprio nella definizione di quelle che erano le deformazioni, gli spanciamenti e le fratture in senso dinamico e preventivo. Quindi loro sanno che a quei fenomeni di dissesto possiamo associare un'evoluzione dinamica nel tempo e non solo una fotografia statica, quindi aggiornare un po' quella che è la cartografia tematica dell'area.
Quali sono quindi le prospettive, vado a concludere, le prospettive sui dati satellitari IFFI? Sostanzialmente, come ha fatto vedere Luca, l'implementazione del servizio nazionale potrà portare un aggiornamento importante dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia. Passiamo quindi da una visione statica a una sostanzialmente una visione dinamica, per cui si potranno mappare frane che non sono mappate e si potranno anche modificare i perimetri rispetto all'evoluzione geografica dell'inventario. Si potranno fare delle statistiche all'interno dei fenomeni censiti per la valutazione del loro stato di attività, quindi dando priorità di intervento a quelle più attive. Si possono fare quindi anche dei trend, delle analisi, trend di formazione e di individuazione delle accelerazioni, sempre a supporto dell'analisi. Come ha detto precedentemente Luca, anche questo ambito dell'inventario dei fenomeni franosi e il monitoraggio satellitare è stato oggetto di un'azione nel programma di finanziamento del Copernicus User Uptake dello scorso anno, in cui utilizzeremo i dati e i servizi del programma Copernicus e Sentinel per l'analisi delle formazioni indotte da fenomeni lenti su un tratto infrastrutturale stradale e ferroviario, su un corridoio costiero adriatico, quindi frane lente in ambito costiero e infrastrutture stradali e ferroviarie, un altro test. Io avrei finito e vi lascerei con una slide di riflessione sulla catena dei dati satellitari, e cioè abbiamo visto dall'introduzione di Andrea Taramel e di Nico che esistono per il programma Copernicus i famosi produttori di dati, no? Che sono principalmente per il programma le costellazioni di satelliti, in particolare le Sentinel di Copernicus, che sono open free sia ottici che radar, con immagini sia ottiche che radar, a cui sono associate le contributing mission, che sono per l'Italia per esempio CosmoSky, MedDiasi, per la Germania c'è TerraSarix, eccetera. I produttori di dati si appoggiano poi, per quanto riguarda la fornitura, a chi li distribuisce, no? ESA ha dei contratti con Entrust ed Entities per la distribuzione attraverso degli hub, i DIAS, i core services stessi. In Italia i dati sono per gli utenti istituzionali pubblici forniti direttamente da ASI con CosmoSkyMed. Vi ricordo che tra ASI e ISPRA c'è un accordo istituzionale per cui noi possiamo ottenere gratuitamente le immagini radar di cui abbiamo necessità. E Geos, che è il concessionario commerciale per il resto del mondo. Altro anello della catena è chi processa i dati, quindi vengono prodotti, forniti, chi li processa, e il processamento attualmente è principalmente riferito ad enti di ricerca pubblici come il CNR, gli NGV. L'ISPRA sta cominciando a fare i suoi primi timidi passi, ma vi spiego adesso perché è importante che li faccia, e poi tutta una miriade di società private italiane che forniscono sostanzialmente questo utile servizio, no? Sono anche degli spin-off universitari. Questo è l'anello più importante, diciamo, l'ultimo miglio prima dell'utente finale, cioè che i dati vanno interpretati, vanno calibrati, vanno verificate i campi di applicazione e le limitazioni e l'attendibilità. E in questo devo dire che gli enti di ricerca, in particolare ISPRA, negli ultimi anni ha avuto un ruolo importante insieme appunto al CNR e agli NGV. Ci sono logicamente sempre le università e altre società che lo fanno, però diciamo che noi ci poniamo bene con il nostro skill e la nostra competenza proprio in questo anello in cui facciamo da filtro tra il processamento e l'utilizzatore finale, che può essere un ente pubblico, un privato, il cittadino, il ministero, le regioni, eccetera. Quindi volevo sottolineare l'importanza, io sono ingegnere geotecnico, quindi diciamo che la cosa che più mi appassiona magari è la meccanica delle terre e delle rocce, però questa opzione dell'utilizzo dei dati del programma Copernicus è un arco, è una freccia che mettiamo al nostro arco da aggiungere a quella che è le nostre competenze e capacità per supportare sempre al meglio gli utilizzatori finali. Quindi è un'opportunità che va investigata nel più ampio spettro possibile, ognuno con le proprie competenze per migliorare appunto il servizio di supporto. Io ho finito, vi ringrazio a tutti quanti e lascio di nuovo la parola a Nico. Grazie a tutti. Grazie Daniele, direi che già tra la presentazione di Luca Guerrieri, Michele Munafo e Daniele Spizzichino già si percepisce effettivamente quanto solo con un servizio si possono trovare applicazioni in ambiti trasversali. Ora passiamo la parola a Roberto Inglesi che uscirà un attimino dal contesto Land per mostrarci quello che è l'osservazione della Terra a supporto della gestione delle emergenze ambientali. Roberto, la presentazione è tua, vai. Buongiorno a tutti, spero che si veda sullo schermo
la presentazione. L'oggetto della presentazione è l'osservazione della Terra a supporto della gestione delle emergenze ambientali. In questa presentazione io cercherò di descrivere brevemente come funziona in pratica l'Emergency Management System Service di Copernicus, che riguarda in generale le emergenze che noi normalmente consideriamo come emergenze di protezione civile, e poi in una piccola parte descriverò brevemente alcune esperienze in cui siamo stati direttamente coinvolti come centro operativo dell'ISPRA nel caso specifico delle crisi o emergenze di tipo ambientale, che quindi sono le cose che ci riguardano più strettamente. Questa è una descrizione del Copernicus Emergency Management Service. Sulla destra vediamo a grandi linee quali sono i tipi di disastri che sono previsti in qualche modo dai tipi di servizio forniti dal Copernicus, e quindi vediamo landslide, flood, storm, eruzioni vulcaniche, ma anche incidenti grandi industriali, incendi, terremoti, più una serie di altri possibili servizi. I tipi di servizi sono sostanzialmente divisi in tre parti. Ci sono dei servizi di early warning forniti in modo continuo con degli allarmi che sono gestiti attraverso le piattaforme EFIS e EFAS. Poi c'è un importante servizio di rapid mapping che viene attivato on demand ed ha un tempo di risposta molto breve, stiamo parlando di ore, e questo qui è legato alla produzione di mappe di riferimento e di valutazione dei gradi di danno a seguito dell'emergenza. Questi servizi sono gestiti da società esterne, tra cui e Geos, e sono attivati, come vediamo, in seguito a un certo tipo di incidenti. Il terzo tipo di servizio è un servizio di risk and recovery mapping, che è sempre attivabile su domanda, diciamo customizzabile a seconda delle esigenze. I tempi di risposta in questo caso sono settimane o mesi, perché in qualche modo si cerca di mappare come si ritorna da una situazione di emergenza a una situazione di normalità, e quindi è un monitoraggio dei tempi di recupero. Quali sono state le attivazioni nel caso di Rapid Mapping Activations? Abbiamo visto che, anzi, qui vediamo che in tutta la durata dell'attivazione dei vari servizi, che va dal 2012 fino ad ora, ci sono stati un certo numero di terremoti, ovviamente c'è la parte di epidemia, ci sono state molte attivazioni per inondazioni, molti incendi di tipo industriale oppure forest oppure incendi di aree wildfire, insomma. Più ci sono una gran parte di attività legate a storm e qualche attività legata a eruzioni vulcaniche. Vediamo in Italia quali sono stati gli ultimi, e quando ultimi intendo negli ultimi 2-3 anni, le attivazioni di rapid mapping. Vediamo che l'ultimo in assoluto è stato il caso del Covid-19, che è stato attivato, credo, dalla regione Piemonte per verificare traffico e densità di popolazione nell'area di Torino durante la parte di epidemia. Un'attivazione importante per le nostre applicazioni è quella che è stata fatta dal DPC durante l'inondazione di Venezia, cioè l'acqua alta a Venezia che c'è stata il 12 novembre del 2019. Più ci sono state una serie di attivazioni legate a incendi nel 2019, e queste sono sostanzialmente le tipologie di eventi che sono state fatte. C'è da notare che nel 2018 c'erano state un certo numero di attivazioni per delle inondazioni, e vediamo che questi tipi di attivazione sono sempre di meno. Ci sono due domande che vengono spontanee, diciamo, guardando questo elenco. La prima domanda è: perché in Italia questo servizio
viene attivato in modo non frequentissimo e ci sono due risposte, diciamo. La prima principale è che non tutti sanno che esiste e come funziona questo servizio di attivazione. Intanto, chi è che può attivare questo tipo di servizio? In Italia l'unico che può attivare questo tipo di servizio è il Servizio di Protezione Civile, però altri enti, altre regioni oppure anche l'ISPRA potrebbe attivare delle situazioni di rapid mapping relativamente a delle particolari esigenze passando attraverso la protezione civile. Questa è una cosa molto importante da sapere. La seconda osservazione che viene fatta è che a livello nazionale esistono dei sistemi di elaborazione dei dati autonomi che permettono di fare gran parte delle mappature, e questo è il motivo, per esempio, per cui nei casi di inondazione non sempre viene attivato in Italia il servizio Rapid Mapping ultimamente, perché sta crescendo il livello delle elaborazioni che vengono fatte a livello nazionale. Tra i vari casi che abbiamo visto, abbiamo menzionato quello dell'acqua alta di Venezia di novembre, e questa è una mappa che è il prodotto dell'attività di rapid mapping delle aree inondate durante l'acqua alta. In blu scuro ci sono le aree certamente inondate, e in blu più chiaro ci sono le aree che potrebbero essere state inondate ma c'è un livello di incertezza più alta. La cosa importante è che questo tipo di elaborazione è dovuto al fatto che sono stati elaborati dei dati di satelliti ottici ad altissima risoluzione. Quindi il primo messaggio è che il Copernicus Emergency Management Service non tratta esclusivamente prodotti, tra virgolette, Copernicus, quindi i Sentinel, ma come dire, fa delle azioni di mappatura di tutte le informazioni disponibili, anche quelle che, se uno, diciamo ISPRA per esempio, volesse considerare, dovrebbe pagare ai vari provider dei satelliti non Sentinel. Quindi questa è una esperienza che secondo me potrebbe essere estremamente utile anche alle nostre attività. A proposito di dati e di Copernicus e di satelliti, questa è un'immagine di come nel tempo è evoluta la situazione dei satelliti meteorologici. Questo è un diagramma che parte dal 1985 in alto a destra e poi arriva a quello che succederà nel 2035. In parole povere, si parte da una situazione in cui nell'85 partivano i primi Meteosat di seconda generazione, che erano gestiti attraverso EUMETSAT, quindi l'Agenzia Europea per i Satelliti Meteorologici. Ha vissuto una fase intermedia in cui sono partiti una molteplicità di programmi spaziali sempre legati alla parte meteorologica, tra cui la parte polare con i METOP e i JSON. Però attenzione, perché dal 2020 voi vedete che cambia il colore e molti, praticamente tutti i programmi spaziali di punta di EUMETS diventano integrati nel programma Copernicus. Perché? Perché per esempio nel 2020-2021 dovrebbe partire il prossimo Meteosat terza generazione, che ospiterà il Sentinel 4, e anche il Sentinel 5 e Sentinel 6 faranno parte della costellazione dei nuovi satelliti polari di Meteosat, che però diventano in qualche modo Copernicus. Quindi se vogliamo, il secondo messaggio è che Copernicus è un contenitore in cui stanno entrando, sono già entrati tutti i programmi di sviluppo europeo per l'Earth Observation, a partire da quelli più vecchi. Quando dico contenitore, ovviamente intendo una politica di condivisione dei dati europea, che è la prima volta che viene proposta, e anche una politica di investimento, per cui i dati
sul programma Copernicus sono stati investiti soltanto negli ultimissimi anni 4 miliardi e 6 di euro, se non sbaglio, e ci si aspetta che ritorni a livello economico un beneficio quantificabile all'ordine di decine di miliardi. Ora passiamo alla parte di supporto alle crisi e emergenze ambientali del CSA. Io presenterò brevissimamente soltanto alcune esperienze legate per esempio a quello che era successo nel 2019 ad Avellino, quello che è successo la settimana scorsa sul canale Agnena a Caserta e ricorderò brevemente l'episodio di Oispilla della Corsica se avremo tempo. Sulla sinistra potete vedere quali sono le fonti dei dati che noi consideriamo in modo regolare, il sistema idrometeomare, che è la parte numerica, con la parte di analisi meteorologica che è gestita direttamente da ISPRA, da BioAgas, la parte di dati EUMETSAT, la parte di CMEMS, Copernicus, che è il Marine Service di Copernicus, la parte diretta di accesso ai dati dei Sentinel e più le reti di osservazione dell'ISPRA. Il primo caso di cui voglio raccontare è l'incendio di Piano d'Ardine, Avellino, 13 settembre 2019, incendio di una fabbrica di contenitori in plastica per le batterie, grande dispersione di fumo, grande paura per la presenza di possibile diossina. Qui Federico Filipponi ha fatto un'analisi non sui Sentinel che nel periodo di tempo durante il quale si è sviluppato l'incendio non erano disponibili perché non c'erano passaggi, ha lavorato direttamente sui dati EUMETSAT, quindi del satellite geostazionario, e quindi è stato possibile ricostruire nel tempo in qualche modo come è stata la distribuzione del plume sulle regioni della Campania. Vedete in particolare sulla seconda riga gli effetti dell'attenuazione radiometrica nel canale 2, che corrisponde grosso modo al NIR infrared, permette di ricostruire dove è stata scatterata la radiazione solare riflessa al suolo e quindi dove erano presenti particelle di fumo che impedivano la radiazione solare di arrivare al satellite. In questo modo, in modo indiretto, noi abbiamo capito dove si è spostato il plume nell'atmosfera, e questa è un'informazione che è utile per esempio nelle fasi di emergenza per capire dove posizionare gli strumenti a terra per misurare le concentrazioni di inquinanti al suolo. Questa è l'analisi complessiva in tutto il periodo considerato, in cui vengono fatte delle isolinee per capire dove erano più alte le concentrazioni, dove presumibilmente erano più alte le concentrazioni di inquinanti in quota, viste in termini di attenuazione radiometrica e quindi in qualche modo di anomalia nella misura della radianza da satellite. Il secondo episodio interessante è quello che è avvenuto la settimana scorsa alla foce del canale Agnena in provincia di Caserta. Questa è una foto che ha circolato parecchio su internet. Il buon Federico si è preoccupato del fatto che questa foto presentava alcuni tipi di anomalie, insomma non è particolarmente credibile, però certamente qualche cosa è successo. Questa è l'analisi che ha fatto sui dati di Sentinel 2 e di Landsat 8, che ha caratteristiche confrontabili, non esattamente come il Sentinel 2, ma ha una risoluzione sufficientemente alta per poter caratterizzare, sulla base di un prodotto molto semplice come un'analisi semplicemente True Color, quale fosse la distribuzione del plume, se effettivamente si vedeva qualcosa. Effettivamente il 4 mattina c'è stato il passaggio dell'Landsat, si vede un plume ben sviluppato con una condizione caratteristica di corrente verso offshore, che quindi è associabile a una
condizione di vento che viene da nord-ovest, e il giorno successivo si vede una distribuzione caratteristica di una situazione in cui il vento non è particolarmente forte e il plume rimane molto confinato vicino alla costa, con una caratteristica formazione di un jet costiero sulla parte in direzione nord. Questo indica il fatto che per tutti i due giorni c'è stato uno sversamento continuo di materiale nel canale. Il 7 c'è stato il secondo passaggio del Sentinel, e qui possiamo vedere che la parte di nuovo del plume che va verso l'esterno è molto meno definita, e questo è dovuto presumibilmente al fatto che l'intensità della sorgente è sempre minore. Questa è stata una bella soddisfazione, diciamo, riuscire a caratterizzare un tipo di sversamento così piccolo. E questo è un altro tipo di analisi sull'assorbimento radiometrico che ci permette di caratterizzare in modo migliore la struttura del plume alla foce. L'ultimo aspetto che volevo descrivere è il servizio di monitoraggio della dispersione in mare per quanto riguarda lo spill, che è il tipo di analisi che è più standard, che noi facciamo sulla base di dati meteorologici, modelli numerici dell'ISPRA, prodotti di oceanografia Copernicus del Marine Service e modelli di circolazione e trasporto di inquinanti. Abbiamo descritto come si fa a elaborare i dati del Sentinel 1 per tirar fuori dello spill. È facile estrarre i dati dal lab di Copernicus e selezionare qual è, per esempio, lo SWOT che vogliamo considerare. Ci sono una serie di operazioni che si fanno, tra cui un'importantissima è di riduzione dell'insieme dei dati, perché i dati sono grossi. C'è una parte di filtro di immagine che permette di evidenziare le caratteristiche fisiche dei processi in corso, in questo caso per esempio vento ed onde, e quindi una riproiezione sul geoide che permette di avere un'immagine finale georiferita e corretta. Il caso che noi abbiamo considerato un paio di anni fa è stato l'ultimo sversamento relativamente grosso a nord della Corsica, e questa è l'analisi che ha condotto Arianna Orasi del Centro Coste con il primo passaggio del Sentinel. Qui vediamo il punto della collisione e l'oil track osservato la mattina successiva all'incidente. C'è stato un altro passaggio il 9 ottobre, e quindi vediamo che questo nell'immagine è l'immagine corrispondente al primo passaggio del Sentinel, e questo è il track visibile il 9 ottobre. Il messaggio è che il satellite Sentinel 1 passa sullo stesso punto ogni 6 giorni, e quindi ci possiamo aspettare di avere fino a 2 immagini ogni settimana che ci permettono in qualche modo di sapere qual è la posizione geolocalizzata dell'oil track. Ovviamente bisogna essere in grado anche di riuscire a capire dove andrà questo track nel futuro, e quindi noi utilizziamo normalmente i campi di vento ad altissima risoluzione che sono prodotti da BioAgas, i sistemi di previsione delle onde gestiti direttamente dal CSA e i dati di circolazione che fornisce il Copernicus Marine Environment Monitoring Service, ossia il Marine Service sempre di Copernicus. Questi dati sono importanti perché possono essere messi nei sistemi di previsione rapida di trasporto lagrangiano, che permettono di fare una previsione attendibile di quello che succede nelle ore successive.
Con questo io concluderei la presentazione e vi ringrazio. Se ci sono ovviamente domande, sono a disposizione. Grazie Roberto, e grazie soprattutto per aver mostrato l'altra faccia di Copernicus, ovvero quella che risponde alle necessità emergenziali, di come il programma possa rispondere anche in near real time rispetto a determinate esigenze di monitoraggio, e di aver mostrato anche quella che è la faccia operativa dell'ISPRA nell'avvalersi anche o meno anche con le sue capacità per rispondere appunto alle questioni emergenziali, anche di concerto con quelle che sono le attività del Dipartimento di Protezione Civile. Ora passerei direttamente per l'ultimo intervento la parola a Stefano Mariani, che ci porta un contributo congiunto con Martina Bussettini, Barbara La Storia, Marco Casaiola e Francesca Piva, relativamente all'integrazione dei dati Sentinel Copernicus da drone per lo sviluppo di strumenti finalizzati al monitoraggio idromorfologico dei fiumi a supporto delle direttive europee acque e alluvioni. Prego Stefano, the floor is yours. Ti ringrazio Nico, saluto tutti i colleghi che sono collegati. Colgo l'occasione per ringraziare Roberto, che ci ha più volte citato nella sua presentazione, nella precedente presentazione, in merito all'attività, diciamo, più prettamente di previsione meteorologica che conduciamo. Invece il target della presentazione di oggi è invece un'altra delle attività che l'unità BioACAS conduce e che si inserisce in un'attività di più ampio respiro, che è quella del supporto che forniamo per la valutazione idromorfologica, l'analisi e il monitoraggio dei corsi d'acqua. A partire dal 2007-2008 l'unità è andata sviluppando un framework per appunto la valutazione e la caratterizzazione idromorfologica, ovvero per andare a studiare come funziona il fiume in risposta alle varie pressioni presenti e a quelle possibili future, e individuare e supportare i stakeholder, le autorità locali che sono responsabili del monitoraggio, della gestione dei corpi idrici, a rispondere agli obiettivi della direttiva quadro acque della direttiva alluvioni, e quindi andare a individuare quelle misure appunto per supportare gli obiettivi delle due direttive e delle altre direttive collegate, penso ad esempio alla direttiva Habitat oppure alla direttiva per l'uso di energia rinnovabile, obiettivi che spesso sono in contrasto tra di loro e quindi devono essere determinati delle soluzioni, delle misure tali che non si vada per rispondere a una direttiva a inefficiare l'obiettivo di un'altra. In questo ambito è stato sviluppato da ISPRA insieme a tre università italiane il framework IDRAIM. IDRAIM ha avuto nel corso degli anni una sua evoluzione, dovuta anche al fatto che è stata oggetto di studi e di applicazione anche a livello europeo nell'ambito di un progetto reform sulla river restoration, e che nel corso degli anni si è andata anche a dotare di tutta una serie di ulteriori strumenti di più a maggior dettaglio di quello che era già descritto all'interno del framework IDRAIM, ma si sono andati a creare degli strumenti di ulteriore supporto e di dettaglio. In questo ambito si inserisce un'ultima iniziativa, che è quella appunto che è oggetto di questa presentazione, che è quella di studio e di sviluppo di processori, quindi di strumenti a partire dalle informazioni satellitare disponibile, come i colleghi che mi hanno preceduto hanno più volte sottolineato, in ambito Copernicus, un'informazione che è open, disponibile senza ulteriori costi. Partendo con questo, con due obiettivi: uno, il fatto di andare a sfruttare un'esigenza che è quella delle autorità locali di ulteriori strumenti di supporto, e la seconda appunto andare a vedere, date le disponibilità di un dato satellitare in ambito Copernicus, quali erano effettivamente
fino a che punto ci si potesse spingere in questo contesto, in uno sviluppo di uno strumento operativo. L'occasione è stata poi data dalla convenzione operativa ASI-ISPRA Habitat Mapping, che si inserisce all'interno dell'accordo quadro tra l'ASI e l'ISPRA. Uno dei servizi che si è sviluppato all'interno di questo progetto, che vedrà il progetto che vede iniziato a marzo 2017 e che terminerà le sue attività a metà del prossimo anno, è quello di un servizio di valutazione idromorfologica, costituito sia da un insieme di indicatori di classificazione delle componenti idromorfologiche e di supporto per andare a studiare le variazioni morfologiche, sia per andare a individuare un piano operativo e quindi dei requisiti tecnici sia dal punto di vista dell'hardware e software necessari per lo sviluppo operativo di questi processori, ma anche proprio quali sono le limitazioni e i vantaggi di utilizzare una tale procedura su larga scala. Quindi un altro aspetto fondamentale del progetto è stato quello di andare a integrare due tipologie di informazioni. Da una parte quella appunto fornita dai dati satellitari, Sentinel 1 e Sentinel 2, e dall'altra l'utilizzo di uno strumento che è diventato quasi molto utilizzato negli ultimi anni, che è quello dei droni. Quindi andare a utilizzare due informazioni con due scale ovviamente di rappresentatività totalmente differenti e andare a cercare di individuare quelle correlazioni tali da permettere di utilizzare il dato del drone come verità a terra, come supporto per la verità a terra e per andare appunto a calibrare e validare i dati satellitari. L'obiettivo all'interno del progetto era quello di andare a individuare, fare una mappatura delle macro unità morfologiche, intese come unità emerse, unità sommerse e vegetazione, andare a individuare l'alveo bagnato, fare una classificazione che ci permettesse di andare a individuare in una maniera più automatica l'alveo bagnato e l'alveo di piena, andare a cercare di individuare le classi granulometriche, nella fattispecie le classi medie di M50, e vedere la possibilità di sviluppare alcuni indicatori a supporto della dinamica morfologica. Questo ha portato a un concept dell'attività che partendo dal dato in situ, dai rilievi con i droni e con il dato su Copernicus, portasse alla creazione di questi processori. Attualmente siamo in quest'ultima parte, quella in blu, quella dei prodotti finali, perché i prototipi di processori sono stati già calibrati e validati, sviluppati, calibrati e validati su tre dei quattro bacini campioni considerati, e siamo nella fase di applicazione al quarto bacino, che è quello il target per avere una valutazione finale dei processori, non essendo un bacino entrato nella fase di calibrazione e validazione, e soprattutto quella di stesura di queste linee guida che potessero delle linee guida che vanno a indicare quali sono le opportunità date dal dato satellitare, dall'integrazione con gli altri informazioni in situ, e anche ovviamente le limitazioni dovute alle attuali risoluzioni spaziali. Sono quattro, come vi dicevo, i bacini campione, bacini che sono collocati in altrettanti distretti idrografici, quindi siamo andati anche a prendere in considerazione delle situazioni differenti l'una dalle altre dal punto di vista della morfologia dei corpi idrici. I bacini del Po e del Sesia nel nord-ovest, il Tevere Paglia nel centro Italia, la Fiumara Buonamico in Calabria, quindi nel sud dell'Italia, e il quarto bacino, quello del Tagliamento, per la valutazione finale dei processori sviluppati.
C'è un'attività in campo che ha supportato lo sviluppo di questi processori, che si basa appunto sull'attività su dei piani di volo che vengono preparati da remoto e poi sul campo vengono eventualmente modificati e aggiornati. Acquisizioni con i droni, appunto seguendo questi piani, con vari dettagli, quindi anche le acquisizioni si fanno acquisizioni con altitudini di 80-100 metri fino a quelle più di dettaglio per a supporto appunto dei processori di granometria di 25 metri di altitudine, quindi molto bassi. Il drone in questo momento, i droni in commercio non hanno ancora una precisione centimetrica, è quella che c'era necessario per i scopi, e quindi le attività di acquisizione del drone sono sempre state supportate da attività di acquisizione topografica con strumenti come un Trimble GPS, con il quale sono andati a prendere dei target sulle aree esaminate dai droni, che poi sono state utilizzate nelle fasi di calibrazione e validazione dei prodotti così ottenuti. Appunto con MetaShape sono state prodotte le ortofoto, che sono delle aree campionate, che sono state le nostre basi nella fase di sviluppo dei processori. Come vi dicevo, sono stati utilizzati, siamo andati a vedere qual è l'apporto che potrebbe dare l'utilizzo dei dati Sentinel 1 e 2 allo sviluppo di questi processori a supporto della valutazione e caratterizzazione idromorfologica, e nella fattispecie attraverso il Copernicus Hub siamo andati a prendere in considerazione anche un asso temporale molto ampio per Sentinel 1, i dati da settembre 2017 a settembre 2018, e per Sentinel 2, con il quale diciamo sono stati sviluppati la maggior parte dei prodotti, addirittura sono stati presi in considerazione tutti i dati dalle acquisizioni da novembre 2015 a ottobre 2019. Questo per darvi un esempio della tipologia di ground truth utilizzata. In alto vediamo abbiamo costruito in realtà due dataset, uno con i rilievi da drone, che è quello che vedete in basso, quindi su una porzione limitata, con però risoluzione molto spinta, che ci ha permesso di andare a individuare in maniera, diciamo, più che sicura, combinando segmentazione automatica e fotointerpretazione, le tre macroclassi unità emerse, unità sommerse e vegetazione per le varie acquisizioni, e abbiamo considerato un ulteriore dataset in corrispondenza delle date di acquisizione da drone, siamo andati a prendere le date di acquisizione da satellite, e in quello siamo andati a individuare le stesse unità, ma solamente laddove, diciamo, dalla fotointerpretazione fosse chiaramente identificabile in modo univoco, appunto, dall'operatore l'appartenenza a una delle tre classi, quindi non classi miste o classi dubbie. Fondamentale è stato non solo la parte di sviluppo e di, diciamo, dell'intero concettuale del progetto, e quindi della definizione dei processori nella loro intera catena, ma anche l'attività che è stata condotta poi all'interno col supporto di BioACAS, all'interno di Habitat Mapping, per la definizione di questo laboratorio virtuale di servizi ambientali su cui i vari processori di Habitat Mapping sono in corso di sviluppo. Non si ferma questa attività in tal senso, perché i processori, una volta sviluppati all'interno dell'Avisam, sono in questo momento in fase di sviluppo su i DIAS. Sono stati nominati nella precedente presentazione da Daniele Spizzichino, sono delle piattaforme cloud che permettono l'accesso diretto al dato satellitare e permettono appunto di sviluppare su cloud, di implementare su cloud i processori, quindi c'è un collegamento diretto. In questo momento stiamo testando i processori sul DIAS Onda di Serco. Giusto per darvi un'idea, questo è l'assemblaggio delle macro unità morfologiche. Sono stati ovviamente testati vari
vari classificatori, andando anche a cambiare i dataset di calibrazione e validazione, e questo ci hanno permesso di ottenere sull'intero periodo di Sentinel 2 considerato, quindi da fine 2015 alla fine del 2019, la classificazione appunto delle unità sommerse, unità emerse e la vegetazione in alveo. Questo in basso vedete appunto un esempio questo dovrebbe essere un sito un tratto sul Po, sul fiume Po. Cosa ci ha permesso? Avere a disposizione un intero periodo di classificazione così lungo ci permette anche di andare a fare una valutazione delle frequenze, ad esempio in questo caso è la frequenza delle unità sommerse, e quindi a partire dal quale riuscire ad andare a individuare l'alveo bagnato, l'alveo di piena, andare a fare anche delle valutazioni del rapporto tra le unità emerse e le unità sommerse, diciamo, le variazioni nel corso del periodo considerato, e avere quindi tutta una serie di informazioni utili per appunto le valutazioni e la caratterizzazione idromorfologica dei corsi d'acqua. Abbiamo anche lavorato, come vi dicevo, sulla mappatura del grain size, quindi sul DM50, quindi il diametro medio e questo, diciamo, il classificatore così sviluppato è stato poi testato, ovviamente calibrato e testato sull'area target, e poi è stato applicato all'intero corso. Integrando poi le informazioni delle unità sommerse ottenute da Sentinel 1 con un processore ad hoc sviluppato, è possibile, siamo andati a individuare le floodplain, quindi le piene alluvionali, andando appunto a mettere insieme le informazioni ottenute dai due satelliti. Per concludere, siamo andati quindi a sviluppare, partendo già dal design, una serie di strumenti che vanno a integrare delle informazioni con delle risoluzioni differenti, che permettono però di supportare le autorità locali che si occupano appunto dell'implementazione delle direttive di settore acqua e alluvioni, come vi dicevo, degli strumenti di supporto che permettono quindi, sebbene diciamo con alcune limitazioni perché sono applicabili data la risoluzione satellitare attualmente disponibile ai fiumi medio-grandi, permette di avere una mappatura di queste feature idromorfologiche almeno per i fiumi medio-grandi, e quindi poter poi tutta l'attività in campo essere dedicata ai fiumi invece di dimensioni più piccole, che in questo momento il dato satellitare non permette, diciamo, di osservare in maniera corretta e puntuale. Questo, diciamo, è di notevole importanza perché in qualche modo si riesce a ridurre l'incombenza dei stakeholder, delle local authority su qualche cosa che altrimenti diciamo ci sarebbe un dispendio di energia sia per fiumi medio-grandi che fiumi piccoli. Vi faccio presente che ad esempio per quanto riguarda la frequenza delle unità sommerse c'è un prodotto analogo a scala europea. Per l'Italia questo prodotto va ovviamente a vedere, credo, solo il fiume Pori per il tipo di classificazione utilizzata. È un'attività che non si ferma qui, perché il processo di sviluppo di questi strumenti non si ferma, diciamo, con la fase prototipale. È previsto la parte di sviluppo operativo all'interno del programma di Space Economy nazionale. Questi processori sono all'interno di uno dei servizi, appunto quello di gestione della risorsa, individuato all'interno del documento di fabbisogni utenti per la Space Economy.
Ho concluso, ovviamente siamo, tutto il gruppo è a disposizione per ulteriori domande che, in questo, che ci dovessero essere oggi ma anche, anche in seguito. E c'è un'email che è quella di idromorfologia e sframbiente, anche dedicata alla, tutto, diciamo, all'attività di idromorfologia, oltre che a una pagina web. Grazie. Grazie Stefano, grazie per la chiarezza e per aver un attimino anche riportato nei tempi il tuo intervento, che è stato, devo dire, necessario, in quanto mostra un altro aspetto di Copernicus, sempre in ambito lenta, appunto per il monitoraggio di quella che è la componente idrologica. E ti ringrazio anche, come ringrazio Luca Guerrieri, per aver portato quelle che sono, diciamo, dei tips, delle minime informazioni per quel che riguarda la governance relativamente agli sviluppi nazionali, che se chi ascolta questo webinar riterrà necessario approfondire, saremo ben lieti di portare anche quelli che sono gli aspetti di implementazione della Space Economy nazionale e anche in particolare del Mirror Copernicus per l'erogazione di quelli che saranno i futuri servizi di monitoraggio operativi nazionali identificati sulla base anche delle richieste e delle necessità di coloro che oggi vi hanno mostrato quello che fanno. Quindi ci scusiamo per il ritardo accumulato, ma lavorando tutti quanti da remoto sta diventando piuttosto fisiologico, ci miglioreremo in questo. E io qua chiudo, vi ringrazio per la partecipazione e lascio la parola a Chiara per chiudere questa sessione, che vi ricorderà i prossimi interventi. Eccoci qua, intanto grazie a tutti i colleghi, anch'io ho imparato un sacco di cose, non ho capito tutto ma vi perseguiterò con le domande, e ricordo a tutti i colleghi di inviarmi anche tramite Nico magari tutte le presentazioni che mettiamo a disposizione di tutti i nostri colleghi sul sito ISPRA per te, in modo che possano andare a approfondire. Mi pare che oggi siamo andati bene col collegamento, qualcosa che non si è sentito, come diceva Nico, magari lo registreremo di nuovo e lo poi metteremo il video nel nostro sito, e non mi resta altro che ricordarvi che ci vediamo tra pochissimo, cioè il 15 maggio, sempre dalle 11 alle 12.30. Questa volta parleremo di Copernicus applicato alla biodiversità, alle foreste, alla blue economy, quindi vi invitiamo a partecipare, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie Nico, grazie a tutti.